Buongiorno a tutti, bentornati su Metro Napoli Web TV. Oggi abbiamo in studio Nicoletta Alessandra Bruciano che ci è venuta a Bruciani, trovare, esatto. ci è venuta a trovare e inauguriamo un'attività nuova. Noi proveremo in questi giorni con vari amici che girano intorno alla nostra Web TV a raccontare esperienze lavorative particolari, in alcuni casi alternative, ordinarie, organizzate direttamente. La dottoressa si occupa essenzialmente di medicina alternativa ed ha una caratteristica, è di Milano e si è trasferita a Napoli dove svolge la propria attività. Ci racconti un po' di che cosa si occupa e come mai, soprattutto lei da Milano, ha deciso di svolgere questa attività a Napoli? Niente, io mi sono spostata a Napoli per amore, che è la cosa più bella di questo mondo, quindi per amore di una persona, ovviamente. Sono scesa a Napoli. Napoli mi piace molto, è una bella città. Faccio un po' fatica per quanto riguarda la parte lavorativa, perché ancora la mia ecologia di medicina ancora è poco conosciuta e magari anche poco usata, ovviamente. Io mi occupo di non solo di medicina alternativa, ma anche di fisioterapia osteopatia, ma per andare più nello specifico, il mio ramo di medicina alternativa è la medicina ayurvedica, che è la più antica medicina di questo mondo, viene dal 4000 a.C. e viene dall'India. Infatti io la laurea in medicina ayurvedica l'ho presa a Varanasi, che si trova in India. La medicina ayurvedica tende a guardare la persona sotto la parte olistica, quindi nella totalità della persona, fisico, mente e spirito. Se qualcuno poi vuole approfondire questo tipo di conoscenza, può andare a vedere il mio sito dove e può scaricarsi un formato PDF in cui spiego esattamente che cos'è la medicina ayurvedica. L'indirizzo del mio sito è www.lasaluteilbenessere.com. Ecco, mi faccia capire, lei attualmente lavora su Napoli, quindi Attualmente i lavoro clienti su si Napoli. rivolgono a lei, Sì. cercano assistenza e lei li cura direttamente, così? Sì, io sono un medico un po' all'antica, nel senso che mi piace andare a casa del paziente, perché c'è un motivo, non è che perché non voglio avere uno studio. È perché così facendo io curo il paziente nel suo totale, quindi anche dove vive, anche l'ambiente, lo faccio sentire più rilassato, non si deve stressare per uscire e venire allo studio, quindi la prende in modo diverso. Come i medici di una volta che andavano col calessino, uguale, io faccio così. Le volevo chiedere una cosa, questo tipo di attività, questo tipo di medicina, lei ritiene che possa essere un'occasione anche per tanti giovani medici che in questa città non riescono a trovare un'occupazione e che quindi potrebbero avvicinarsi a questo tipo di terapia? Ma già alcuni medici già lo fanno, già parecchi medici, perché adesso è più usata, già si inizia più a usare le erbe, si inizia più a usare anche alcune forme di ginnastica più vicine all'anima, come il Pilates, lo yoga, quindi parliamo tutto di queste terapie che già comunque un poco si iniziano ad usare. È sicuramente una forma più, io la considero più totale nel curare la persona. E se poi i medici andassero a ripassare un attimo Ippocrate stesso aveva fatto degli studi antecedenti per quanto riguarda appunto la salute totalitaria del paziente, prendendo in considerazione non solo il sintomo, ma anche tutte le circostanze esterne. Vuoi l'ambiente dove vive, vuoi il lavoro, vuoi i parenti, vuoi gli amici. Un'ultima domanda, rispetto alle attività, diciamo, ordinarie della medicina, rispetto quindi al servizio sanitario, rispetto alle regole stabilite dal Ministero della Salute, come si colloca la sua attività? Cioè, è riconosciuta, ha una legittimazione, è un'attività, riconosciuta dal servizio sanitario? In alcune regioni già lo è. Come laurea, la mia comunque è riconosciuta come laurea in medicina ayurvedica. Si fa un po' fatica ancora magari a entrare in ospedale, un po' più faticoso, però qualche apertura, qualche spiraglio comincia a esserci.
Col servizio sanitario regionale ci sono rapporti, ci sono organizzazioni che fanno riferimento. No, non ancora, anche se io comunque ci rientro, faccio, essendo anche laureata in fisioterapia, comunque aggiro gli ostacoli e ci entro da quella Invece in altre parte. regioni mi diceva che c'è. In altre regioni lo statuto di medicina alternativa è già contemplato, c'è già proprio uno statuto. In Lombardia, da dove vengo, c'è già proprio un ordinamento per quanto riguarda la medicina alternativa e già comprende anche negli ospedali. Quindi se qualcuno volesse, diciamo, aggiornarsi sulle attività che voi fate, va sul vostro sito, se lo ripete. Sì, www.lasaluteelbenessere.com e oltretutto scrivo anche su un giornale, si chiama www.ledio.it per lo sportello sanità. E quindi è possibile aggiornarsi su Sì. tutto quello che viene. Noi la ringraziamo, probabilmente avremo altre collaborazioni con la dottoressa. Grazie a voi, Ringraziamo tutti. arrivederci, buona giornata.